Il personale della Polizia di Stato ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di due cittadini italiani, un uomo di 45 anni e una donna di 43, responsabili di una rapina in danno di un supermercato di via Crimea Collegno. Lo scorso 13 dicembre, un uomo e due donne, travisati con calze in nylon, minacciando la cassiera con dei coltelli, si erano fatti consegnare circa 300 euro in contanti. Personale del commissariato San Paolo, impegnato in un altro servizio di polizia giudiziaria in Torino, pur non essendo a conoscenza dell'avvenuta rapina, aveva notato l'uomo e la donna, già noti le forze dell'ordine, passeggiare per strada senza indossare nessun giubbotto, nonostante la rigida temperatura invernale. La successiva attività investigativa ha permesso di individuare due dei traitori della rapina. Dagli approfondimenti di indagine è emerso che i due arrestati, entrambi italiani, dopo la rapina si erano allontanati e durante la fuga si erano liberati di parte dell'abbigliamento indossato. Indagine in corso sul terzo componente della banda.